Remigi, buongiorno ed eccoci dopo questa bellissima panoramica su un parapendio a commentare il Vangelo di oggi nel quale Gesù insegnerà ai suoi discepoli la preghiera, iniziando proprio così, Padre nostro che sei nei cieli. È proprio lo sguardo al cielo che portava quell'uomo che provava l'ebbrezza di chi ha la fortuna di poter volare con le proprie ali, ci ha fatto sentire, ci ha fatto vedere che se ti affidi al vento e se sei in buone mani, ecco, puoi anche tu fare l'esperienza di essere nel cielo. Ecco, il Padre ci ha dato il suo Spirito, ci ha dato suo Figlio, che sono una sorta di parapendio attraverso il quale noi possiamo librarci e sentire la sua paternità, la sua presenza che ci avvolge, che ci porta, che ci custodisce. È questo compito che il Padre vuole lasciare a ciascuno di noi. Ecco, noi lo dobbiamo portare diventando noi stessi padri, madri, angeli custodi, difensori e come lo spirito capaci di soffiare nel cuore dei nostri fratelli e permettere loro di poter volare, vincendo tutte quelle negatività che tarpano le ali, che soffocano, che tengono legati tutti coloro che desiderano spiccare il volo. Rischiare, tendere nelle cime che lo Spirito indica e che alcuni santi raggiungono e che da lassù, indicandoci il sentiero, ci chiamano.